Ecco 5 consigli su come realizzare fotografie nitide. Pronti? Via! Innanzitutto utilizziamo un basso valore degli ISO, perché più li alziamo, più abbiamo rumore digitale all'interno dell'immagine. Se presente sull'obiettivo, disattiviamo il sistema di riduzione delle vibrazioni. Non utilizziamo il pulsante di scatto per realizzare la foto, bensì utilizziamo un telecomando a scatto remoto oppure il timer della fotocamera. Se presente, utilizziamo la funzione Mirror Lookup. Questa funzione presente in alcune reflex è molto comoda per ridurre ulteriormente le vibrazioni ed è meglio utilizzarla insieme a un telecomando a scatto remoto. La prima volta che schiacciamo il pulsante, infatti, lo specchio della reflex si alza e rimane alzato finché non si schiaccia un'altra volta il pulsante di scatto. Scattiamo all'apertura più nitida della lente. Ogni obiettivo ha l'apertura di diaframma alla quale lavora meglio. Di solito questa apertura si trova a 2 stop dall'apertura massima. Se quindi ad esempio abbiamo un obiettivo con apertura massima di 2.8, ci spostiamo di 2 stop da 2.8 e otteniamo 2.8, 4, 4, 5, 6. Viceversa, se avessimo una lente con apertura massima di 1.4, facciamo 1.4, 2, 2, 2, 8. Bene ragazzi, non so se conoscevate questi 5 consigli, magari se siete già un po' pratici di fotografia li conoscevate già, però io spero che comunque possano tornarvi utili. Io come al solito vi ringrazio della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!